forza. Iniziata bene il primo set, secondo set, nervosissime tutte da una parte all'altra, brutta partita, poi pian pianino in crescendo. Anche il primo set è stato un set nervoso, dove il nervosismo loro l'hanno sentito forse un po' di più di noi e noi l'abbiamo messo in grossa difficoltà con il servizio. E nel secondo set abbiamo perso il ritmo e questa cosa ha condizionato il parziale. L'abbiamo trovato nel terzo ma non ancora a pieno, il quarto set invece è stato quello dove abbiamo espresso il miglior gioco, andando decisi nei colpi d'attacco, tenendo pallone in difesa, intervenendo bene con i tempi a muro, mettendo in difficoltà la loro ricezione con dei bei servizi. Il quarto set è quello che deve rappresentare il nostro obiettivo di gioco e riuscire a mantenerlo con costanza. Quello che si sta vedendo, appunto, quarto set, si è visto proprio l'amalgama, si è visto il gioco collettivo, il fraseggio tra le giocatrici e soprattutto l'andare appunto senza tanti problemi, sembra. Deve essere il punto di partenza questo, cioè noi siamo questo e dobbiamo mettere questo in campo, non dobbiamo accontentarci di fare meno di queste cose, perché se vogliamo fare cose importanti ci serve un gioco importante. Allora siamo a punteggio quasi pieno, in bocca al lupo a questo punto, le prime tre andate e la quarta, non c'è due, c'è tre, la quarta viene da sei, si dice, no? Bocca al lupo. Un progetto duro quest'anno per l'Argentario, ragazze nuove, ragazze comunque che hanno fatto vedere, hanno espresso una bellissima pallavolo. Sì, sì, siamo molto sereni, molto, molto contenti, perché chiaramente l'avversario è comunque un avversario quotato e noi per 3-7 abbiamo giocato alla pari, abbiamo anche avuto una grande opportunità sul 20-19 del terzo set di provare a chiudere, andare in vantaggio, non ci siamo riusciti. Dopo il quarto set ho provato a cambiare la formazione ma non ha funzionato, però ho visto una grande reazione della squadra che sotto di parecchi punti ha reagito e alla fine il quarto set è quello che mi è piaciuto di più, perché l'abbiamo affrontato con lo spirito giusto, non abbiamo mollato mai neanche se eravamo sotto di tanti punti. Una squadra che se continua così darà dal filo da torcere a tutte le squadre e sono molto contento. Ma diciamo, quando c'è il derby c'è un po' un nervosismo particolare forse da una parte e dall'altra secondo lei, o c'è più le carte vengono sempre mischiate ex novo, si dice, no? Noi eravamo tranquillissimi, nel senso che noi, cioè, il sestetto dei primi 3-7 aveva 4 under 18 e una ragazza del 2001 in campo, e nonostante questo, ripeto, siamo andati 1 pari 20-19 per noi, quindi per noi è una vittoria, no? Perché è chiaro che un ragazzo è così giovane, ti devi aspettare qualche errore, qualche imprecisione, ma abbiamo giocato alla pari e potevamo metterli ancora più in difficoltà, quindi diciamo una partita più che un derby, è una partita con un avversario in casa molto forte, no? E quindi si sa, e quindi io direi che ne siamo usciti bene e siamo contenti. Ma questo è progetto Volley, quest'anno abbiamo dato l'opportunità alla Telaroli che sta facendo una gran stagione e a tante altre ragazze che oggi sono scese in campo e ci hanno comunque premiato con il loro impegno e con la loro concentrazione. Un grande, 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 come diceva Mina, in bocca al lupo da parte nostra per l'Argentario, per il progetto Volley, per il suo personale progetto, ma il personale per tutta la vostra società. Grazie.